Bentrovati in questo nuovo video. Oggi siamo in cucina, andiamo a preparare una torta a base di pan di spagna. Ora vedete tutti i passaggi fino alla completazione della torta. Come al solito vi invito a lasciare like, condividere e iscrivete. Buona visione. Ok ragazzi, adesso vi faccio vedere tutti gli ingredienti per preparare il pan di spagna, che è la prima preparazione visto che è la più lenta e più difficile. Allora partiamo. Si parte con le uova, 4 uova, ok? Poi 120 g di burro e il restante lo usiamo per imburrare la forma che viene usata, che adesso vi prendo. Qua sopra metteremo la carta e la andiamo a imburrare col burro che ci resta. Quindi 120 e i 5 g, quello che resta, lo usiamo per la carta qui, la imburriamo un po', così non si attacca. Poi lievito, questo qui, lievito pane degli angeli o comunque quello che trovate. Questa è una dose di 16 grammi per 500 grammi di farina, quindi in base alla farina che mettete, mettetene di meno o di più, noi ne metteremo un pizzico. Poi andiamo a mettere la fecola di patate, 100 grammi, tutta subito. Dopo la fecola di patate andiamo con lo zucchero, che è 200 grammi, e la farina ne abbiamo 180 grammi. Andiamo a metterle insieme un po' alla volta per amalgamare il tutto. Mentre facciamo questa operazione mettiamo un po' di latte, mezzo bicchiere più o meno, se vediamo che facciamo fatica a mischiare e tutto. Infine andiamo a mettere il limone, ma la buccia ovviamente, non il resto, solo la scorza, e vedete voi in base a quanta ne volete, cioè non c'è una quantità definita. Fatto tutto ciò andiamo a metterlo in forno, dopo vedrete, per 30 minuti a 180 gradi. Dopo che è finita questa cottura la tirate fuori, lasciate riposare a temperatura ambiente, poi vedremo gli altri passaggi più avanti. Ok ragazzi, adesso abbiamo rotto le 4 uova qui dentro, puoi inquadrare, ok? Andiamo a mettere il burro e lo zucchero tutto insieme, poi andiamo a mischiare con la frusta, sempre se ce la facciamo. Allora. Adesso mischiamo, lo inclino un po', lo tengo dritto. Come meglio. Adesso mettiamo la farina di fecola dopo che abbiamo mischiato, ok? E mischiamo ancora. Come hai fatto te? Sì. Prima faccio così, se no esce tutto. C'è vita spugna. Ok ragazzi, mettiamo un po' di farina, anche se non tutta. Nonna, prima di vedere quanta. Allora, mi funziona anche a morte. Nonno, stiamo facendo. Devi darci il tempo, eh. Come cazzo ride il nonno? Brava, nonno. La madonna. Si aggiunge tutto? Sì. Metti il latte adesso? O il lievito? No. Un po' di lievito adesso, ragazzi. Basta, lui, quanto ci stai mettendo? Quantità indefinita. Tutto. Ma te hai messo tutto? Oh, vabbè, sei pazza, nonna, sei pazza. Ma guarda quanto ce ne dentro. Adesso mettiamo il limone, la scorza, se si riesce. La buccia, Felice. Vabbè, è uguale, buccia o scorza. Comunque mettiamo mentre continuiamo a girare. Finita la preparazione, posizioniamo la carta da forno sulla teglia e la imburriamo con il burro che abbiamo avanzato all'inizio. Dopodiché versiamo il preparato di pan di spagna nella teglia. A questo punto inforniamo a 180 gradi per 30 minuti. Ogni tanto ovviamente controllate che la cottura proceda in modo ottimale. Da 100 ml di latte a temperatura ambiente. Crema pasticcera, una busta, la trovate già così nella confezione, più il latte preparato prima.
questa è la crema pasticcera pronta da conservare in frigo, mentre questo è il pan di Spagna che è stato fatto raffreddare a temperatura ambiente. Qui stiamo montando la panna per la guarnizione e, avendo avuto un problema, alla fine non l'abbiamo usata. Ora tagliamo il pan di Spagna a metà per farcirlo e ovviamente cercate di tagliarlo bene, non come abbiamo fatto noi, che abbiamo fatto un po' la cazzo. Va bene, dai. Già tanto che non si è sfasciata. Ma chi? È mandata. Versiamo la crema pasticcera all'interno del pan di Spagna e lo spalmiamo in modo uniforme. Chiudiamo il pan di Spagna e lo giriamo. Adesso la mettiamo sopra qua. Mettiamo anche la crema pasticcera rimasta nella parte superiore. Che noi dovremmo riprendere. Tutta un'altra cosa. Non buttiamo via le cose noi. No. Mi è girato. Ah sì, la sta facendo. È grossa, ragazzo. Sta lì. Infine facciamo a piacere, noi abbiamo utilizzato le pesche, ma voi potete usare quello che volete. Questa è la torta finita, non è bellissima, però molto buona. Confermo.